In apertura della seduta del 17 novembre, l'Assemblea ha ricordato le vittime e i feriti degli attentati di Parigi. Lunedì 16, tutto il Consiglio, alle 12, ha osservato un minuto di silenzio, in contemporanea con tutta Italia. Su richiesta delle opposizioni e alla presenza di molti sindaci piemontesi, si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio. Sulle ricadute del disegno di legge nazionale in discussione in Parlamento, che azzera il consumo di suolo entro il 2050, ampio articolato il dibattito. Molte le iniziative del Comitato Diritti Umani e della Consulta delle Lette per il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. Tra queste, con Agis, la proiezione per le scuole superiori in 12 sale del film I Named Me Malala. Il Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Cultura ha restituito il capolavoro del maestro Renato Guttuso, Terremoto in Friuli, sottratto al Consiglio regionale l'8 gennaio del 1992 e recuperato il 2 marzo scorso. Sono 32 le nuove piccole imprese nate in Piemonte grazie ai progetti di microcredito, finanziati dalla convenzione tra l'Osservatorio Usura e la Fondazione Operti. L'iniziativa ha lo scopo di sostenere creazione e sviluppo di microimprese non bancabili e a rischio usura. Presentata a Palazzo Lascaris con un'opera in scala ridotta, la squadra piemontese che ha partecipato con successo al Guinness World Record 2015, per la più grossa torta a forma della propria nazione. Gli spazi dello sport in Piemonte e il titolo della mostra, allestita fino al 15 dicembre nell'URP di Via Arsenale a Torino, che associa testi letterari e opere pittoriche all'insegna delle bellezze ambientali e delle tradizioni sportive.